In poche settimane Forio ha perso due illustri e storici militanti dell'ex Partito Comunista Italiano, Vito Mattera e Giovanni Maresca, due grandi personalità che Domenico Savio, segretario generale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, ha ricordato commosso durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale, in cui ricopre il ruolo di consigliere di opposizione. Di Vito Mattera, oltre all'incessante impegno politico e sociale, Savio ha ricordato lo straordinario ruolo di formazione culturale che ha rappresentato su tutta l'isola d'Ischia, con la sua libreria. Negli ultimi mesi la classe lavoratrice foriana ha subito due perdite importanti che io ritengo il Consiglio Comunale debba ricordare. Il compagno Vito Mattera, un comunista intellettuale che con la sua esistenza e il suo lavoro intellettuale ha onorato Forio, e ritengo che debba essere ricordato degnamente, semmai intitolandogli la stradetta retrostante la chiesa di San Gaetano. Dove si trovava la sua libreria dopo quella importante decennale di via Erasmo di Lustro? È stato un vero compagno proletario, animato dai principi comunisti per costruire la superiore società socialista, portando al potere la classe lavoratrice, operaia e intellettiva. Attivissimo nel lavoro organizzativo e politico della sezione di Forio, sempre in prima fila nelle campagne elettorali del Partito Comunista Italiano. La sua libreria è sempre stata il ritrovo dell'intellettualità letteraria e artistica foriana, isolana, nazionale e internazionale. Io stesso mi sono nutrito di tanti volumi presenti nella sua libreria e che spesso mi consigliava Vito, avendomi anticipato nella lettura. Di questo gliene sarò sempre grato, perché i suoi libri di sociologia mi hanno aiutato a migliorare le mie conoscenze e a servire meglio la causa del socialismo. Purtroppo anche lui, come me e tanti altri compagni comunisti, è rimasto profondamente addolorato dal tradimento e dal rinnegamento della lotta per il socialismo dei gruppi dirigenti dell'ex Partito Comunista Italiano, sino a provare disgusto per le ultime svolte a destra del Partito Democratico. Per queste ragioni, le ultime volte che gli ho parlato era tormentato per la fine ingloriosa del PC, ma era fortemente motivato nel continuare a lottare per la gloriosa prospettiva dell'Italia, prima socialista e poi comunista. Sin qui il ricordo da parte di Domenico Savio di Vito Mattera, compagno di mille lotte, come lo è stato Giovanni Maresca, che il consigliere del PCML ha voluto salutare a pugno chiuso anche da consigliere comunale. Mi tocca pure, con grande dolore, ricordare questa sera in questa assise la scomparsa di un altro comunista, il compagno Giovanni Maresca, un esempio di fedeltà agli ideali comunisti, all'organizzazione della classe operaia e alla lotta della stessa per riscattarsi dallo sfruttamento del lavoro e dalla schiavitù capitalistica. Un lavoratore instancabile che tutti noi conosciamo al centro del paese, animato dalla cultura dell'altruismo e della fratellanza umana. Lo ricordo sempre sorridente, nonostante l'età e gli acciacchi, sempre interessato alla vita sociale del nostro comune e principalmente alle difficoltà di vita del mondo del lavoro.
un compagno che si è sempre meritato la stima e l'affetto dei suoi compagni di partito, di chiunque ha avuto la possibilità di conoscerlo e principalmente di tutta la classe lavoratrice di Forio e non solo. La sua modestia e la sua semplicità sono state di esempio per tanti giovani che si avvicinavano al PC. Anche lui, parlandomi, era amareggiato per la fine dell'ex PC e per la svolta reazionaria dell'attuale PD. Questa sera, in questa assemblea elettiva repubblicana e antifascista, seppure a maggioranza di cultura borghese e capitalistica, il PCIML ne ricorda l'orgoglio con orgoglio e riconoscenza infinita per quello che hanno fatto e potevano ancora fare in vita i compagni Vito Mattera e Giovanni Maresca, ai quali assicura l'impegno solenne a perpetuare i loro ideali comunisti e a continuare con la loro opera politica e sociale sino alla conquista del potere della classe lavoratrice, operaia e intellettiva e della società socialista nella nostra Italia. Cari compagni, vi saluto a pugno chiuso. Personalmente ho avuto la fortuna di conoscere sia Vito Mattera sia Giovanni Maresca, due grandi amici di mio nonno Gennaro Savio, fondatore della sezione del PC a Forio e delle altre sezioni del partito sull'isola di Ischia. E di Vito e di Giovanni porterò sempre con me un gran bel ricordo, cercando di onorarne la memoria assieme a tutti i compagni che non ci sono più, nel continuare a portare avanti l'attività politica e sociale a difesa dei più deboli della società.